Lian, sono nella sezione cinese. L'esca è pronta? Sì. Ora. C'è stata un'esplosione. Logan, andate tutti a cercarlo. Signore, è l'esplosivo? Ci penso io, muovetevi. Manda in corto i cancelli, ora. Sei tagliato fuori, Morgan. Ora siamo solo noi due. Arrenditi, Logan. Stevens vuole incontrarti. Vuole parlare di alcune questioni con te, Lian Xing. So quello che vuole Stevens. Tu l'avevi anche catturata, ma ti è scappata. Sei sempre stata una seconda scelta, Morgan. Lo vedremo. Sì, proprio così. Ebbene sì, ragazzi, eccoci qui, ben ritrovati su Siphon Filter 2. Oggi si comincia con una bella boss fight. Niente proprio di meno che una boss fight. Ovvero la boss fight di Morgan. Allora, ci troviamo sempre sul Farcom, ci troviamo sempre al Farcom Expo Center, quello di New York. Ovviamente il nostro agente in questo caso sarà Gabriel Logan. E il report della missione ci informa di quello che faremo oggi. Morgan ha recuperato i dischi di criptaggio e sta ora installando cariche di esplosivo all'interno della mostra. Se le cariche dovessero esplodere, tutto l'edificio crollerebbe su se stesso, coprendo ogni traccia del passaggio dell'agenzia. Il tuo obiettivo è quello di disattivare l'esplosivo e di recuperare i dischi in mano a Morgan, ma fai attenzione, Morgan ha con sé un dispositivo di attivazione. Nel caso questo dovesse cadere, tutte le bombe esploderebbero all'istante. Non ucciderlo finché ciascun ordigno non sarà disattivato. Esatto, quindi che cosa dovremo fare all'interno, diciamo, di questo combattimento? Dovremo necessariamente far parlare Morgan, distrarre Morgan senza farci uccidere, ovviamente, fin quando tutte le bombe non saranno esplose, per poi ucciderlo definitivamente. Facendo? Pensavo ti potesse servire una mano. Ti avevo detto di ritirarti, almeno finché tutto non sarà finito. Dopo che sarà finito, ok. D'accordo, occupati della bomba, io penserò a Morgan. Perfetto. Gabe, quando trovi Morgan, non ucciderlo. Porta con sé uno switch. Dovesse cadere quando tutte le bombe sono innescate, moriremo tutti. Perciò aspetta il mio segnale prima di eliminarlo. Morgan va verso est, gli sono addosso. Ok. Ah, Gabe, questa carica è solo parte di una catena radio. Credo che se ne sia innescata un'altra. Cerca di trovarla, poi chiamami. Esatto. Praticamente dobbiamo trovare le cariche. Oddio, non mi ricordo manco i tasti di più. Ah, i bei vecchi comandi della PlayStation. Non mi sono mancati per niente. Credevo fossi più veloce, no? Qui c'è la prima bomba. Ho trovato la bomba. Ok, sto arrivando. Mi sono tirata dietro una squadra di uomini. Toglimeli di torno. Maledizione, non mi hai lasciato abbastanza tempo. Non ti ho lasciato abbastanza tempo. E due. Ecco. È chiuso. Torniamo indietro. Via. Non credo ci siano altre bombe collegate. Se vedi Morgan, puoi ucciderlo. Già? Ma mi ricordo che lui ne attivava un'altra. Vedi, ne ha attivato un altro. Lascialo andare, Gabe, devi guardarmi le spalle. Vuoi fare più alla svelta? No, non volevo che mi prendessi comodo.
È andata anche la terza. Ma quante diavolo sono? Teresa, se non lo sai tu. Fatto. Gabe, dobbiamo fermare Morgan prima che posizioni altre bombe. È qui, svelto. Non ricordo se adesso c'era l'ultima o se effettivamente adesso lo... lei lo teneva, lei disattivava la bomba e io lo devo tenere occupato e poi lo devo uccidere. Maledetto figlio di... Muoviti! Ne ha innescata una! Ah, fanculo. Madonna, questi col giubbotto antiproiettile. Ah no, devo riprendere dall'inseguimento. Cioè, poi pretendono che tu gli spari in testa in due secondi. Cioè, proprio devi fare tipo una sorta di aimbot proprio. Innescata un'altra. Cioè, completamente fuori di testa. Gabe, visto il solenoide, credo che sia questa l'ultima bomba, ma potrebbe volerci un po'. Terrò Morgan occupato, dimmi quando hai finito. Esatto, qui adesso parte la vera... Qua adesso parte la vera boss fight. Ovvero non farsi uccidere. Gabe, abbiamo poco tempo, devi fermare Morgan. Eccoci qua. Non puoi uccidermi, Logan. Questo posto è imbottito d'esplosivo. Basta solo che attivi questo switch. Continua a farlo parlare. Non ucciderlo finché non avrò disinnescato la bomba. Sai, non è ancora troppo tardi, Logan. Okay. L'agenzia può ancora aver bisogno di te. Siamo l'unica speranza di trovare una cura per Xi. Hai la minima idea di cosa le causerà il Siphon Filter, Logan? Ho visto cosa provoca nelle persone. Presto sembrerà un cadavere che cammina. Credi, sarà una morte lenta e dolorosa. Bravo, parla. No! Oddio! Che cazzo è successo? Mi ha visto. Ok. Gabe, ho disinnescato l'ultima bomba, uccidilo! Bene. Ora possiamo eliminarlo. Però dobbiamo fare attenzione perché Morgan... Minchia. Esatto, perché Morgan, appunto, come stavo dicendo, possiede praticamente un M9. Eccala. Sì, ragazzi, uccidere Morgan è un casino. Infatti io mi ricordo che delle volte mi portavo... Ricordo che io delle volte mi portavo appunto l'M9 che trovavo dal primo livello. Però non mi ricordo, forse qua era anche disponibile l'M9.
Vedi, giubbotto antiproiettile. Poi è bruttissimo il sistema che devo mirarlo in questo modo. Merda. Cioè, poi che scontro cioè che scontro è? No, l'avevo ucciso. L'avevo ucciso. Ma lui non dovrebbe essere lì. Oh oh. No, non era lì. Devo gestirla meglio, perché io senza l'M79 è un casino, purtroppo. Qua era bello, io avevo l'M79 e via. Olè. Qua bisogna fare così. Se non avete l'M79, aspettate che fa il giro dietro la cassa ad altezza uomo. Mirate non e sparate di fila mentre passa. Esatto. Lian, abbiamo i dischi, stiamo uscendo. È inutile fare andiamo. La mira, alzare il cursore, fare dire, perché tanto è difficilissimo. Quindi va bene, salviamo. E ovviamente continuiamo, perché sono passati 10 minuti, quindi è troppo poco per una puntata. Quindi ovviamente andiamo avanti. Mi sembra logico. Grazie, Lawrence. Sarò qui per ogni evenienza. Andrà tutto bene. Ok, ecco i codici di criptaggio. Ma i dati sono incompleti. Non basteranno per accedere ai file. Ma Chance ha preso tutti i dischi. Io ero lì. Non sono tutti. Gregorath. Cosa? Contatta Gregorath. Hai detto di averlo visto ai magazzini Farcom prima di essere costretto ad andare via. Perché era lì? L'SVR era stata chiamata per il lancio del missile. Forse. O forse era lì per il nostro stesso motivo. I dati del Siphon Filter. Credi avesse qualche uomo all'interno? Tu lo conosci. Credi lavorasse per l'agenzia? Ne dubito. Ma non si sa mai. Voi due vi conoscete da parecchio tempo, vero? Eravamo insieme in Afghanistan. Non direi che siamo amici, ma ci rispettiamo. Lian Xing, sapevo che mi avresti chiamato. Sì, dobbiamo parlare. Ma di persona, ok? In un luogo pubblico. Ma perché? Ok, se insisti. Conosco un posto. Da, non vedo l'ora di rivederti. Ci siamo. Gregorath sta entrando. Ricevuto. Siamo un isolato da lì. Chiama se serve aiuto. Eccoci qua.
Madonna, la musica di sto livello è fenomenale, è bellissima, proprio Meusa, incredibile. Allora, come avete potuto notare, Liang Xing ha contattato Gregorov, quel soldato russo che praticamente ci ha parato il culo all'inizio del gioco. Però che cosa è successo? È successo che Gregorov ha fatto cenno di intesa a Mararamov. Quindi che vuol dire? Che stanno lavorando insieme? Beh, lo scopriremo. Detto ciò, ci troviamo a Mosca, ovviamente nella Repubblica Russa, al club numero 32. Sono le 23.45 e il nostro agente in questo caso sarà Liang Xing. Usando i codici di criptaggio di Fagan, hai scoperto di non aver recuperato tutti i dati necessari in Kazakistan. È probabile che gli uomini di Gregorov si siano impadroniti dei dati rimanenti subito dopo la vostra partenza, ovvero all'inizio del gioco. Hai raggiunto il Club 32, una discoteca del centro di Mosca, proprio per incontrarti con Gregorov. Prima di riuscire a contattarlo, però, Mararamov ha cominciato ad attaccare. Nel caos, Gregorov si è dato alla fuga. Raggiungi Gregorov prima che si dilegui e convincilo a consegnarti i dati mancanti. Le sue guardie del corpo sono in combutta con Mararamov e vanno considerate come bersaglio da eliminare. Evita invece ogni conflitto con le milizie russe, perché giustamente le milizie russe sono civili. Mararamov è qui e penso voglia uccidere Gregorov. Gabe, su, ragazzi, dove siete? Doppi nevola, ubio! Ok, queste qua sono le guardie del corpo, vedete, queste qui. C'è quello che mi lancia le granate addirittura? Aia, grandissimo figlio. Sì, vabbè. Quindi cominciamo benissimo. Gabe. Ok, sono morto. Perché li devo uccidere? Perché giustamente devo scendere sotto, quindi... Cioè... Oh, ma che cazzo? Niente, immortale. Completamente immortale. Ecco perché li devo uccidere, perché devo fare questo. Questi avevano il giubbotto di proiettile forse, no? No. Vabbè, ma così mi sbrigo prima. Tra l'altro la 45 è fortissima. La calibro 45 è fortissima. È un fucile a pompa fatto a pistola. Non lo ricordavo che qui c'era. Che qui c'era il figlio. Vabbè, vai, esci. Guardate che figa Xing vestita tutta per la discoteca. Ecco, là c'è Gregorov. Che figurati se si ferma. Aio! Sì, vabbè. Come cazzo mi ha preso? Vabbè, veramente ragazzi, in sto gioco ci sono cose che... Oddio.
Ma poi ha colpi infiniti, guardalo. Cioè non ha cooldown. Cioè veramente. Cioè non ha cooldown. Cioè proprio sparato in testa. Giù bottone di proiettile, a posto. Sì, guarda come spara, infierisce sul cadavere. Vabbè, ma veramente Siphone Filter 2. Ma allora, il 3 sotto alcune cose è decisamente meglio come gioco, eh? Il 2 è proprio... Poi con sti comandi, veramente... Sarò anche io che ormai ovviamente non sono più abituato, perché cioè è decisamente troppo tempo che non gioco a Siphone Filter, però veramente dovresti giocare così praticamente, cioè stare fermo all'angolo e sparare a caso, perché poi tutti quanti hanno giù bottone di proiettile eccetera eccetera. Dai, ma poi porca miseria. Minchia, miro da quel lato e niente. Oddio. Che poi in teoria, come vi ho spiegato tante tante volte, il giubbotto di proiettile potrei anche consumarglielo, perché potrei sparargli continuamente e consumare il... e consumarlo il... ma qua c'erano i condotti, e consumarlo praticamente il giubbotto antiproiettile, solo che ovviamente loro mi fanno molto più danno. E anche in base all'arma che hai, ovviamente. Ma loro a prescindere mi fanno più danno. Quindi... questa ve la assicuro... Oddio. Ecco, questa è la milizia russa. Ну что нам-то делать? Как обычно, запомним задание то же самое. Гей, sono arrivati i miliziani russi. Mi hanno bloccato e perderò Gregora se non riuscirò ad uscire di qui. Non posso sparare loro addosso. Sono solo dei poliziotti. Ho bisogno di rinforzi. A voi! Ecco, vedete, loro hanno buttato praticamente le granate stordenti. Noi invece ora passiamo. Senza farci beccare. No, devi premere l'interruttore. Esatto. Ma poi perché cammina? Madonna. Нам нужна полита отсюда. Милиция за нами. Это дело кончено. Хватит.
sta il giubbotto di proiettile, vero? Ah no. Me lo ricordavo che qui nel vicoletto c'era il tizio che mi sparava alla testa. Però vedi, la cosa positiva è che questi qua che sparano alla testa non hanno il giubbotto di proiettile. E Liang Xing che ha una mira che fa cagare. No, merda! Sei pazzo! Quindi c'è un bottone di proiettile, via! Madonna, cosa ho rischiato! Guardalo! No vabbè ragazzi, fuori di testa, cioè un mirino sulla testa e non lo colpisce. Allora recuperiamoci il giubbotto di proiettile ai nostri amici che c'erano qua dietro. Sparito. Ecco. Perfetto. Madonna, poi sti comandi veramente sono allucinanti. Dove praticamente cammini, corri sempre dritto, destra, sinistra, non si capisce un cazzo. Cioè fate il calcolo che io sto giocando con le frecce, quindi anche gli analogici, perché con gli analogici il movimento è troppo sballato. Non so se è colpa del DualSense, ma... se siete fotosensibili... Perché mira quello là sopra? Ma che cazzo fa? Cioè, ma... Cioè, con quello che gli spara sotto il culo, lei mi mira quello sotto. Ma che scema! Mi ha shottato qua. Ora qua c'è lo stronzo che camminava... Cosa? Sì, vabbè. C'ha pure le granate, mi lanciava questo. Madonna, totalmente fuori di testa proprio. Cioè io veramente non lo capisco. Cioè con quello che le sta sparando praticamente sotto il culo, lei mi mira quello dall'altra parte.
tutto nelle palle ti spa. Povero miliziano. Ora questi erano altri due miliziani che c'erano qua, quindi non gli devo... non gli devo sparare. E qua c'è la fine del livello forse. Perché esco dalla finestra. E non mi senti? Gabe, Teresa, dove siete? È una trappola, Liam. Esci di lì. Siamo sotto una pioggia di piombo. State bene? Ma dove siete? Non preoccuparti, esci solo di lì. Non ti sento bene, Gabe. Ora sto uscendo dall'edificio. Appena troveremo Gregor, avremo qualche risposta. Esatto. Madonna, poi la mira se ne va a puttane proprio. Ok, finita. E ora giustamente avremo l'altra missione. E poi il boss.